giorni su altri, le grosse problematiche create dall'Enel, mancanza di energia elettrica. Un saluto anche, un ringraziamento ai sindaci presenti. E io non voglio fare la cronistoria di tutto quello che è successo, perché con alcuni di voi ho già avuto modo di parlare, quindi non c'è bisogno di ripetere le stesse cose. Voglio appunto che sia il Presidente a dirmi quello che è successo, quali sono state le risposte di Enel, quali sono state le richieste di tutti i sindaci, perché in quella seduta c'era la presenza di tutti i sindaci delle valli, quindi dell'Ossola, che hanno avuto anche loro moltissimi problemi. E niente, io, se prima di dare la parola al Presidente, chiedo agli amministratori se hanno qualcosa da aggiungere, e poi ci saranno le domande di tutti e quindi risposte da parte. Tutti, io voglio ringraziare il Presidente dell'Unione, il Sindaco di Maresco e gli altri sindaci presenti, non solo di avermi invitato questa sera, ma perché assieme a loro abbiamo incontrato Enel e abbiamo cercato di ottenere per il territorio, nello specifico per la Val di Gezzo, alcune risposte importanti e positive. Ci sono state situazioni differenti, comuni che hanno avuto una situazione che si è risolta abbastanza velocemente, comuni che sono stati toccati poco, cioè marginalmente, e in realtà invece che hanno avuto un disagio veramente sostenuto. Che Enel si rifà a questa norma dell'authority, e quindi la competenza sul risarcimento del blackout è regolato dall'authority, non dall'Enel, perché è l'authority che determina se il gestore deve riconoscere e quanto riconoscere. Diciamo, spiegato che secondo loro non ci sono le necessità e le condizioni per fare l'interramento. Loro ritengono che modificando l'attuale linea con una linea di Helicord. L'Helicord è un cavo più grande, è un cavo che, se riceve l'albero che si appoggia, non salta la corrente, più robusto, che loro utilizzano molto in realtà di montagna. Anzi, questo permetterà in futuro di fare una fascia di rispetto anche più stretta, perché se l'albero che è vicino si appoggia non viene meno la corrente. Al di là di quello che loro hanno già investito per ridare immediatamente corrente, la cosa direi positiva. Ho ceduto i fili per il sovraccarico della nave, in particolare nella zona. Ma un momento.